Challenge speciale. Io sono Carità Dolce e lei è Nancy Amara, la mia sorellina. Siamo qua per farvi ridere un po' e fare una nuova challenge che sta andando tanto di moda qui su YouTube. Quindi abbiamo pensato sì, perché non la facciamo? Sì, facciamola. Dai. Si chiama Cosa ho in bocca? Challenge. Oddio, cosa ho in bocca? A me fa paura perché poi lei ha detto sì, facciamola, però ti metto io le cose in bocca. Quindi tu verrai bendata, io ti inserisco delle cose in bocca e tu dovrai indovinare. Perché ho detto non è che ti vuoi vendicare di tanti anni in cui ti ho trattato male, adesso mi metterai il mondo in bocca, non lo so. No, quando mai? Mi raccomando però, attenzione, perché le cose che mi devi mettere in bocca non mi devi far affogare. Mi raccomando, non rifatelo a casa perché io metterò cose in bocca mai vista, Carlita. No, io ho paura, veramente, perché ho paura di affogarmi. Non questa devi è un'assassina, no? Mi raccomando, lasciateci tanti like, raggiungiamo 15.000 like se volete l'inverso, cioè che io poi venderò Carlita e mi vendicherò. Tu vendi Carlita? Io venderò Nancy, mi fai sbagliare e ti metterò in bocca tipo il lampadario, il scarpe, il mobile, tutto. Benda molto sobria. Sì, sì. Mentre tu ti bendi, io vado a prendere una bacinella in cui ho nascosto tutti gli oggetti strani. Che paura. Mi raccomando, non ingoiare, sennò poi muori. Oddio mio, cosa mi aspetta? Ecco qui, questa bacinella ci sono tante cose strane. Ora tu le devi indovinare. Vediamo. Però un po'. Ti prego, mi prometti che sono cose che non mi affogo? Non ti affoghi, sono cose molto piccole che ci. Ah, molto piccole, così mi affogo! No, nel senso che. No, ora vi spiego, non solo. Né piccolissime, tipo una pillola che te lo ingoi, e né gigantesca che ti fai male. Ma era la meglio bocca. Grande, perché sono piccola grande, mi affogo. Non ti affoghi, non ti preoccupare. Iniziamo, ho paura. Poi si dice strozzi, non affoghi, ok. No, io mi affogo. No, a mare mi affogo. Vado, c'è qualcosa che puzza, vabbè. No, vabbè, ma che schifo, dai! Vabbè, comunque devo dire, le cose non commestibili le ho disinfettate. Sì, ci credo. Quindi mi metto la bocca anche disinfettante, ok, stiamo a posto. Vai. Un po' di paraffina in bocca. Ma che schifo, le sciacquane almeno dopo disinfettate. Sì, sì. Dai, non lo so, ragazzi, cosa mi aspetta? Guardate. Ok. Ta-ta-ra. Apri la boccuccia. Apri! Apri! Ma peccato! Già stai strozzando da solo. Non so cosa cazzo c'ho in bocca. Ora vedrai, apri. No, non tirare dentro la lingua, sennò sono costretta a mettertela dentro. Metti la lingua più fuori, brava. Apri un po' di più la bocca. Ma cos'è? Che cazzo è? La posso toccare con le mani? No, solo con la lingua. Non te la mangiare. Ma che c'è? Un tappo? No, il tappo ti do un aiuto, è una cosa commestibile. Il tappo della penna? È una cosa commestibile, il tappo della penna. Una commestibile però non da mangiare. È caduto, prendilo! Su! Un tubo! Spremi le meningi! Che schifo, che c'è fermo? Che schifo, che cos'è? Una lumaca morta, un guscio della lumaca, che schifo. Era un maccherone, un rigatone, basta, chiuda, che sarà mai? Ah, che esagerazione, ragazzi. Pensavo che era tipo la lumaca quando la schiaccia. No, mica sono così cattiva, dai. Perso già una, vabbè, ok, andiamo con la seconda. Ta-ta-ra. Ok. Ta-ta-ta. Apri la bocca, secondo. Cos'è? Una cosa vellutata. Vellutata. Ma mettilo. Dai, che cos'è? Che schifo, cos'è? Una cosa strana. Una foglia. No, una cosa più strana. Ha un sapore orrendo. L'aglio. Ma come? Era una cosa saporita. La cipolla. No, non è commestibile. Anche se qualcuno se la mangia. Prendi un attimo in mano. È una cosa velenosa che mi sta pizzicando tutta la lingua, ti no, giuro. No, forse sei mischiata ad altri ingredienti che c'ho qui dentro. No, che schifo, mi sto sentendo male. Ma una cosa, guarda, foglia. Un inno all'amore ti ho messo in bocca, sì. Ma che fai così? Mi fai schifo, mettilo e basta. Ma fatti vedere che velenosa. Ma vaffanculo. Pigliatele tutti in bocca. Allora è la foglia. Quasi. Che petalo. Brava, petalo di rosa. Vinto, fantastico. Pieno di disinfettanti e polvere, ok, tutto a posto. Una l'ho indovinata, dai. Questa mi piace un sacco, ragazze. È un po'... Una pistola. No, guardate. Un coltello, so a te ti piacciono tutte le cose violente, armi. Ecco, infatti, quasi. Che cosa sarà mai? Un cappello da strega, una pozione. Su. Che schifo, che schifo. Che schifo.
una gomma. È di plastica. A Pupi non ci piace. Che cos'è? Che cos'è? Sono state di tempo. Tre, non lo so. Due, c'è una cosa. Ti arrendi? Posso vedere? Sì. Ma cresto rito, è un dito fitto! Un dito fitto a temperamatite, no, non ce la faccio. Come la facevi a indovinare? Cioè, vabbè, adesso le devo indovinare tutte. Dai, a quanto stiamo? Stai a uno solo, ne hai indovinata. No, devo indovinarne altre due minimo, vai. Sì, i rumori strani si sentono. Oddio, questa fa senso pure a me, ragazzi. Ah, dai, che cavolo però, sei vabbè, sempre la solita si capisce subito. Ti giuro che te lo sputo in faccia se qualcosa lì. Caffè, aiuto! Quasi! Aglio! E l'aglio! L'aglio! Che schifo! No! Vabbè, ve l'hai indovinato! Adesso c'ho proprio il ciatino! Pupi! Pupi non vuole l'aglio! Stai impazzendo, vuole l'aglio! Oddio! L'ultimo! Ho indovinato l'aglio, quindi sì, dai. Sto? Stai tre! Tre okay, ne indovinate, dai! Se indovini anche questo hai vinto tu la challenge! Ok, e vai! Vai. Sono buona, dai. Speriamo. Apri la bocca. E qua la devi aprire parecchio perché è un po' grandicello. Non voglio essere cattiva. Ti potrebbe far male questa cosa. Dai, no, un coltello. Sei pazza. No, non è un coltello. Un temperamento. Mi fa un po' schifo. Scoccio, rotele scoccio. No, difficilissimo, ragazzi. E fammelo a leccare dall'altra parte. Non leccare sempre, potresti morire. Ragazze, non fatela a casa voi. Madonna mia, guarda, sei tremenda, che cavolo è? Basta, l'ultima volta, se no muori. Dio, ma che cos'è? Ti arrendi? No, non mi arrendo, voglio indovinare. Non te la posso mettere, ti fa male. Allora non lo prendere proprio, te l'ho detto, non prendere le cose che fanno male. Tu no, lo scotch. Basta, hai perso. No, 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 basta, hai perso, troppo tempo. Mettimelo tutto in bocca. No, no, scema, ti fa male. Che stai dicendo? E che cos'è? È una candela. Ma sei proprio una candelina, sì, di Ikea. Ma vaffanculo. Ma non puoi mal di pancia. No, quell'aglio, no, vabbè. Comunque, ragazze, si è sciolto anche tutto il trucco. Ho vinto. Insomma, ho vinto. Vabbè, dai, ne indovinate la maggior parte. Yeah! Vinto, penitenza per Nancy. Lasciate nei commenti una penitenza che dovrà fare Nancy nel prossimo video challenge inverso, così vi prego ragazzi, raggiungiamo 15.000 like, così subito lo registriamo e nei prossimi giorni lo vedrete. Mi vendico di lei, metto tanti altri. Diteci nei commenti quale altro video challenge vorreste vedere. Diteci quale altra video challenge, mi raccomando, diteci una penitenza, così il prossimo video lo iniziamo con Nancy che fa la penitenza, qualcosa di cattivo, tipo spalmarsi la maionese in faccia, sì, lo so. Qualcosa di molto molto cattivo. Vi mandiamo tanti baci, speriamo di avervi fatto divertire. Io adesso mi vado a lavare le mani. Anch'io le mani. Tipo che mi hai sputato sulla mano, tra l'altro. No, vabbè, ma tra l'aglio e il petalo e la candela, proprio guarda, tengo in bocca l'inferno. Il dito però ti è piaciuto, eh? Sai, mi è piaciuto, guarda, una libidine con quel dito, vabbè, lasciamo stare. E mandiamo un bacio, mua, ciao! Sì. Cioè, io vi devo dire questa cosa, cioè, troppo una cosa pazzesca. Questo qua che Nancy ha detto era aglio, non è vero che aglio è cipolla! Ma ciò fa schifo! L'ho visto e ho detto, ma che è, quella è cipolla? Io avevo detto bene cipolla, no? È aglio? Cioè, non sai neanche distinguere la cipolla ma dall'aglio! Che ne so, mi fanno schifo! Puzzano! Gravissimo, grave! Questa ragazza è grave!